Toscani è una famiglia che nasce nel 1848. Nel 1848 è la data che si riferisce proprio a questo negozio dove ci troviamo adesso. È il negozio storico della famiglia, un ex convento che è stato poi convertito al commercio dai miei avi. Logicamente nel 1848 non avevamo già tutta la merce che potete vedere qui, le nostre preziose scarpe, le borse, i giubbotti. Era un mix di tante cose, esistevano davvero pochi negozi. Però il tutto è stato sempre accomunato da un'idea che ci portiamo avanti anche noi, da un'idea di portare avanti lo stretto e vero Made in Italy. Per noi Made in Italy, che addirittura, siccome è ormai inflazionato e usato dappertutto, preferisco scrivere all'interno delle scarpe o all'interno dei giubbotti fatto a mano in Toscana, Italia, per dare una certificazione ancora maggiore. In realtà dovremmo tutti scrivere Made in Italy, ma il Made in Italy dovrebbe essere quello vero. Il Made in Italy vero ha delle regole, a mio modo di vedere, semplicissime. Dovrebbe essere fatto rigorosamente in Italia, rigorosamente con mani di artigiani italiani o quantomeno un'azienda che possa vedere al suo interno almeno il 90-95% di personale italiano, con artigiani che vengano pagati in un modo corretto, e quindi altrimenti andiamo a finire nella solita situazione che si verifica da tutte le parti. La legge italiana permette di far sì che si possa chiamare Made in Italy qualsiasi cosa che in realtà poi viene prodotta all'estero. Io non sono di quelli che dice che all'estero le cose vengano fatte peggio che in Italia. Sostengo semplicemente che se su un prodotto c'è scritto Made in USA, deve arrivare da un'azienda legalmente presente con lavoratori anche americani negli Stati Uniti. Se c'è scritto Made in Canada, Made in Cina, Made in Italy, in Italia. E vedere distrutto il nostro know-how, le nostre conoscenze, la nostra artigianalità, le nostre idee, vederle svilite in un modo come quello che sta capitando ormai da anni e una legge che non ci protegge, è una cosa alla quale noi non sottostiamo. E per questo stiamo combattendo. E quello anche Marco Poloni cerca di combatterlo, e quindi siamo molto contenti di avervi trovato. E noi voi. Qua.